Minimotor nasce nel 1965, inizialmente come produttore di motoriduttori per Tendela Veneziana, e quindi si è poi rivolto dopo 7-8 anni al mercato industriale, che nasceva sempre di più nel nord Italia, perché si sta parlando degli anni immediatamente nel dopoguerra, e dopodiché abbiamo iniziato pian piano ad aggredire il mercato industriale, che comunque portava a maggiori profitti, che comunque nel momento dell'automatizzazione residenziale non c'era tutta questa possibilità di vendita. Di conseguenza abbiamo iniziato nel mercato industriale, spostandoci anche nel mercato dell'aerospace e delle applicazioni sempre più gravose, fino ad arrivare ad oggi, dove abbiamo un gruppo che conta più di 50 dipendenti, in cui facciamo quasi tutto all'interno. Possiamo definire che il prodotto Minimotor è un prodotto made in Emilia, non tanto made in Italy, ma made in Emilia, perché abbiamo una sorta di just in time con i nostri fornitori, che sono a non più di 10 km attorno a noi. Quindi siamo completamente autonomi nella produzione degli ingranaggi, che viene fatta con macchine robotizzate all'interno, e soprattutto per tutto quello che è anche la qualità intera del prodotto, perché viene fatto all'interno anche tutta la parte di avvolgimenti, fatto rigorosamente a mano, e contiamo tantissimo sul nostro team di collaboratori, perché ci permette di avere un'alta specializzazione nel portare a termine il prodotto finito. Minimotor è un'azienda piuttosto unica, perché siamo tra i pochi a produrre sia motori che riduttori, che la parte elettronica, a differenza di tanti altri competitor sul mercato, che nascono come produttori di parti singoli e poi hanno acquisito in un secondo tempo altre aziende per poter arrivare al prodotto finito. I prodotti si contraddistinguono per l'altissima qualità. Siamo un'azienda che spesso siamo paragonati alla Ferrari dai nostri customers. Ci chiedono, infatti ci dicono, quando dobbiamo utilizzare un prodotto di altissima qualità, utilizziamo Minimotor, che amiamo definire la Ferrari dei motoriduttori. Quindi ci contraddistinguiamo soprattutto per il fattore delle materie prime, che sono di altissima qualità, partendo dal bronzo caro, che è un bronzo che è 2-3 volte superiore come durezza superficiale, sfruttando ad esempio i nostri paraoli che sono fatti dal puro Vyton, che stampiamo tramite una nostra azienda consociata, tant'è che sono bianchi rispetto a tutti gli altri, che sono colorati in marrone, proprio perché li produciamo autonomamente. E tutti gli altri componenti e soprattutto gli ingranaggi interni sono fatti internamente con un controllo qualità di altissimo livello. Il nostro principale mercato di riferimento si può definire che sia il mondo. Siamo ancora all'interno dell'Italia per il 40%, per l'altro 60% siamo all'estero, in particolare i paesi scandinavi ci seguono ormai da più di 20 anni, perché sono stati tra i primi europei a perseguire l'alta qualità a dispetto del prezzo, e sono anche i primi che hanno capito enormemente cosa vuol dire utilizzare materie prime di primo ordine, e soprattutto di inseguire sempre le certificazioni per poterli soddisfare al meglio anche sulla sostenibilità del prodotto. Quest'anno in fiera presentiamo 4 nuovi prodotti. Minimotor non è mai stata così attiva come quest'anno nel presentare nuovi prodotti. Effettivamente abbiamo presentato per questa fiera un prodotto che è un motore brushless con azionamento integrato, che diciamo è l'ultimo ritrovato di Minimotor, soprattutto a livello di compattezza. Possiamo arrivare fino ai 500 watt di potenza, e siamo assolutamente convinti che nel prossimo anno avremo grandi soddisfazioni. Presentiamo un nuovo motoriduttore interasse 38 mm, sempre contraddistinto dalla qualità e la compattezza Minimotor, tant'è che in 288 mm possiamo avere quasi un cavallo di potenza, con coppie fino a 35 Nm. Altro prodotto molto importante
è l'ampliamento della gamma IP67, tant'è che qui in fiera presentiamo un acquario con dentro un motoriduttore che sta ruotando in modo reale, perché però fatto con motore brushless e non solo con motori asincroni. Quindi la possibilità di applicare questo anche nell'ambito alimentare e beverage, quindi settore food and beverage, con la possibilità di poterlo lavare e igienizzare ogni giorno senza nessun tipo di problema. L'ultima novità sono la nostra nuova serie di azionamenti Mini Action, che ci andiamo a sostituire tutta la nostra vecchia gamma Drivert, che con un solo tipo di azionamento possiamo asservire tutti i prodotti asincroni e anche brushless.